Ben ritrovati ragazzi dal vostro Lucogeno77. Da tantissimo tempo che non ci sentiamo, finalmente siamo qui in compagnia di un nuovissimo episodio di Clash of Clans. Finalmente ce l'abbiamo fatta, stiamo passando dal municipio da livello 7 a livello 8, non ce la facevo più perché ero sempre pieno di elisir, non sapevo più come spenderlo, quindi ho detto facciamo questi ultimi potenziamenti, il Volano e stiamo portando i domatori al 2, naturalmente il re non ce l'ho fatta a portare al 5 perché lo porterò successivamente. Comunque, una volta passati dal municipio a livello 8 faremo una sorta di 7.5, nel senso che aggiorneremo soltanto il laboratorio, il castello del clan, potenzieremo le truppe in modo che comunque in guerra saremo visti come sempre come un 7. Si fa anche con il 9, con il 9.5 quando si passa al municipio a 10. Vabbè, comunque poi vi spiegherò più avanti un po' come funziona se me lo chiederete sotto nei commenti. Faccio parte del clan Torri Avorio. Torri Avorio è un clan che fa parte di tante torri, è un progetto da Supercell fan, mi hanno accettato, sono contento di questo. E vedremo un po', da poco che sono qui dentro mi trovo abbastanza bene. E la prossima guerra parteciperò, quindi porterò anche dei video su attacchi in guerra. E ho finito tutte le mura come potete vedere, le ho portate tutte a livello 7. E tutti i potenziamenti sono finiti come già abbiamo visto nel precedente video. Anche le trappole, mancava soltanto il volano e basta. Questo diciamo è lo status del mio villaggio. Ci saranno tante novità. Adesso facendo parte di un clan, come ho detto prima, vedremo degli attacchi in guerra. Farò soprattutto con i draghi in questo momento, perché comunque TH7 è meglio farlo con i draghi, anche TH8. Comunque vedremo, potremo usare anche i domatori. Vedremo un po'. Adesso ci facciamo un bell'attacco. Ci esercitiamo un pochetto su qualche villaggio con municipio livello 7 e andiamo subito a cercare qualcuno. Certo, non ho bisogno, come vedete, di risorse perché sono pieno, mi sto portando anche loro al massimo, in modo che appena il municipio sarà di livello 8 faremo subito il castello e il laboratorio, in modo che potremo portare i nostri draghi a livello 3, il fulmine a livello 5, insomma, e anche altre truppe. Cioè, non metteremo nessun tipo di nuove mura, nessun tipo di nuova difesa, in modo che, come ho detto prima, verremo visti come un municipio di livello 7, anche se siamo 8 con truppe da 8, ci porterà dei vantaggi in guerra. Ok, andiamo ad attaccare. Eccoci ragazzi, facciamo questo qui a 201 d'oro, 47 di elisir, tanto a noi elisir non ci serve, 50 di denaro, certo, potremmo trovare qualcosa di meglio, ma esercitiamoci su questo, dai. Sbraghiamo subito i giganti da questa parte qui, dove possiamo trovare il mortaio, apriamoci subito un bel varco, andiamo lì dietro, una curata. Qualche barbaro, qualche aggiustiamo con qualche archetto, facciamo entrare i nostri maialoni da qua. Perfetto, ci vediamo, metti da morte, ma ora sto da quest'altra parte, ma che dabbiccio. Perfetto, un'altra curatina qui. E tutte le difese sono sbraganti. Perfetto. Ok, ci stanno le capannine di lato, agli angoli, buttiamo di più. Un mago ci andiamo così, vi ricordo. E anche questo villaggio è arato. Perfetto, 3 stelle, bonus de cacca e torniamo al nostro villaggio. Ok ragazzi, per questa puntata è tutto, molto breve per farvi vedere un po' come procediamo con il nostro villaggio. Tra 7 giorni sarà un municipio di livello 8, appena parteciperò a una guerra che sarà sicuramente la prossima, su questa non ci sono, metterò anche i video dei miei attacchi in guerra, soprattutto con draghi o con domatori. E basta, come sempre ragazzi, vi ringrazio per la visione e come sempre, GG a tutti.